Ciao, come va? Bentornati sul nostro canale. Oggi prepareremo delle crostatine. Sono davvero un'idea carina per un dolce che piace a tutti e adatto per qualsiasi occasione. Vi faremo vedere tre modi molto semplici per decorarle, ma che le renderanno più particolari della solita crostata. Ora vi lasciamo alla ricetta, ma voi non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale qui sotto. Per la preparazione della ricetta ci serviranno 100 g di zucchero, 2 uova, 80 ml di olio di semi, mezza bustina di lievito e 300 g di farina. Partiamo dalla realizzazione della pasta frolla. Per prima cosa sbattiamo le due uova insieme allo zucchero e all'olio di semi. Aggiungiamo al composto il lievito e poi la farina poco alla volta. Mescoliamo con una frusta. Quando l'impasto inizierà a prendere forma, procediamo con le mani, lavorando la pasta per circa 5-10 minuti formando una palla. Se anche voi realizzerete la frolla con l'olio, non vi occorrerà lasciarla riposare. Trasferiamoci poi sulla spianatoia per iniziare a stendere la nostra base per la crostata. Per facilitarci, iniziamo a stenderla con l'aiuto delle mani. Spolveriamo di tanto in tanto un po' di farina e continuiamo a stendere poi con il mattarello. Dividiamo la pasta frolla e adagiamola sulle nostre crostatine. Procediamo con delicatezza per non rompere l'impasto. Con queste dosi vi verranno circa 6 crostatine, ma sicuramente vi avanzerà un po' di impasto. Noi vi consigliamo di fare dei biscottini che potrete anche cuocere in padella a fuoco basso. È arrivato il momento del ripieno. Noi abbiamo scelto tre varianti: marmellata di gelsi, marmellata di arance e crema di nocciole. Se avete fretta, potete già infornare così le vostre crostatine senza ulteriori decorazioni, come noi faremo con le due crostatine alla crema di nocciole. Verranno comunque molto carine. Altrimenti seguiteci nel video dove vi faremo vedere altri due modi per decorarle. Le nostre crostatine sono pronte per essere infornate. Bene, per oggi è tutto. Siamo sicure che queste crostatine vi piaceranno e le potrete farcire in mille modi diversi, saranno sempre fantastiche. Lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al nostro canale se volete vedere altri video.